ritroviamo con il signore Salvatore Scatà, nonché il padrone di questo splendido campo, terreno di gioco bellissimo. Allora, signor Scatà, lei è un altro collaboratore insieme a Campisi e si inizia un altro, la finalissima oggi di questo torneo di Serie A giovanile, lo possiamo dire. Le sue emozioni e le sue sensazioni? Beh, diciamo che è stata una lunga cavalcata. È dal 7 di giugno che facciamo partite 3 volte alla settimana per far giocare tutti i bambini delle varie categorie, dagli 8 ai 12 anni. E l'esperienza è stata bellissima, visto la situazione che abbiamo nel mondo. Non c'è dubbio che la felicità dei bambini è anche la nostra felicità. Ecco, lei ha sottolineato i bambini, che è la cosa importante, perché con i bambini si ci diverte sempre. Eh sì, e a differenza degli adulti che fanno il cosiddetto casino, con i bambini queste cose non ci sono, perché sono ingenui, non hanno la malizia, giocano solo per puro divertimento. Non gli importa neanche il risultato, figurati. Però ci sarà nel mezzo qualche monellino? Eh beh, può capitare, ma come in tutte le cose. Lo teniamo a bada. Signor Scatà, complimenti sempre per l'organizzazione e per questo splendido campo di gioco. Un in bocca al lupo e buone finalissime, ovviamente. Sì, grazie, un in bocca al lupo ai bambini, li ringrazio anticipatamente per il sostegno che ci hanno dato e che vinca il migliore. Ci troviamo con l'organizzatore, il signor Giuseppe Campisi, di questo splendido torneo Serie A 2021. Signor Campisi, prima edizione ovviamente, le sue sensazioni? Sì, buonasera. È il primo torneo Serie A, ma in realtà è il secondo torneo estivo che facciamo a Cassibile, in casa dell'Atletico Cassibile. Torneo organizzato dal sottoscritto sotto il patrocinio del Comitato Provinciale di Siracusa SC. Emozione bellissima, perché veramente i veri protagonisti, i bambini, ci hanno dato in questi 2 mesi, perché il torneo è iniziato lo scorso 7 giugno e si sta terminando oggi 7 agosto. Un torneo veramente bellissimo, con qualità in campo in tutte le categorie. Ricordo 280 bambini presenti in questa manifestazione, 29 squadre, 4 categorie. Una categoria si è fatta in casa Real Belvedere, appunto a Belvedere, le altre 3, Primi Calci, Pulcini Esordienti a Cassino. Niente, che dire, è un torneo che ogni anno, diciamo, dopo lo stop in causa Covid, apre le danze, quindi c'è tanta voglia da parte dei bambini, e noi di questo ne siamo onorati. Speriamo il prossimo anno invece di iniziare a settembre, e questo deve essere un torneo non di apertura ma di chiusura, attività agonistica e non agonistica. Passo subito ai ringraziamenti, quindi ringrazio sempre il Comitato Provinciale di Siracusa SC che ci tessera e ci assicura i bambini, che è la cosa fondamentale quando si organizzano queste manifestazioni. Ringrazio tutte le società presenti, ma soprattutto i bambini, perché veramente sono lo specchio del divertimento, della franchezza, della lealtà, della purezza, cose che nel calcio purtroppo man mano si perde giorno dopo giorno. Ma i ringraziamenti particolari li faccio, li ho fatti più di una volta, ma li voglio fare pubblicamente anche in questa occasione al presidente Salvo Scatà, perché per il secondo anno mette a disposizione la propria struttura. Credetemi, abbiamo fatto per il secondo anno delle richieste o per il caldo o per altre esigenze, lui non ha avuto esitazione a rinviare, posticipare anche in notturna le partite. Quindi grazie Presidente Scatà, ti porto i ringraziamenti da parte di tutti, perché meriti questo e altro. Auguro una fine estate a tutti, un buon rientro nelle proprie scuole calcio a settembre, e ci vediamo il prossimo anno per un altro grandissimo torneo estivo 2022. Signor Campisi, la lasciamo col dire un in bocca al lupo e buona finalissima. Grazie, in bocca al lupo a tutti i ragazzi, che vince lo sport, come è successo in questi 2 mesi. Poi si sa, nel calcio uno vince, uno perde, ma la vittoria deve essere oggi comune da parte di tutti, cioè quello di far divertire i bambini, che i bambini se ne andranno a casa con il divertimento di aver perso, vinto una partita. Tutto qua. E allora, signore e signori, buonasera, buonasera a tutti, facciamo subito un applauso
a questi piccoli campioni, benvenuti al campo di calcetto Scatà di Cassibile per le fasi finali del primo torneo Serie A estate 2021. E allora iniziamo subito a presentare le squadre in campo. Arbitrano i signori Piazzese Enzo e Di Martino Emanuele. La formazione del Verona, con il numero 1 Oliver Hartale, con il numero 19 Emanuele Cappello, con il numero 28 Vincenzo Marziano, con il numero 22 Kevin Linoci, con il numero 18 Federico De Luca, con il numero 0 Matteo Lo Giudice, con il numero 27 Gabriel Tinè, con il numero 7 Federico Valvo, con il numero 26 Vincenzo Tamburlano, con il numero 00 Salvo Moscato, allenatore il signor Salvo Scatà. La formazione della Roma, con il numero 1 Riccardo Bottaro, con il numero 7 Roberto Vitale, con il numero 8 Simone Di Caro, con il numero 9 Daniele Agnello, con il numero 10 Federico Adria, con il numero 20 Antonio Bascetta, con il numero 14 Lorenzo Ferranti, con il numero 10 Gabriel Cassio. Ci mettiamo tutti in piedi e cantiamo insieme il nostro inno nazionale. Applauso e in bocca al lupo a tutti.
hai fatto belle parate, ti stai divertendo? Sì, mi sto divertendo tanto e ringrazio il mio amico che ha segnato e siamo in vantaggio, quindi è emozionante. Continuiamo così e proviamo la vincita. Oliver, il gol è stato molto fortunoso, è stato un autogol, sei contento uguale comunque? E certo, forse un po' di pressione c'è, ma va bene lo stesso. Gli avversari sono forti o così e così? Sono molto forti. In bocca al lupo, buon secondo tempo. Grazie. Cappello Emanuele, allora Emanuele, hai fatto gol su rigore, avete vinto anche la finalissima, sei stracontento immagino. Certo, è stata anche una partita molto difficile. E sono stati forti gli avversari o siete stati più bravi voi? Sono stati molto forti. Quanto sei contento da 1 a 1000? Infinito. Complimenti e in bocca al lupo. Grazie, ciao. Riccardo Bottaro, Riccardo, hai fatto bellissime parate, grazie. Sei stato bravissimo e complimenti per la partita nonostante il risultato. Grazie. Sei un po' amareggiato, però l'importante è divertirsi, oggi ti sei divertito? Sì. Sono stati più forti loro o sono stati magari più fortunati? Più forti. Più forti? In bocca al lupo e complimenti per la partita che hai fatto. Grazie. Federico Valvo, Federico, quanto sei contento da 1 a 10? Sono 10 spaccato sono contento perché abbiamo vinta. Quando qualcuno ha, è una finale, ha sempre l'attenzione che
può perdere. È stata una partita molto difficile perché durante la partita avete pareggiato, poi siete andati ai rigori, siete stati bravi ai rigori. Sì, e ai rigori sembra una fortuna vincere. Bravo e complimenti, in bocca al lupo. Grazie. E allora, prima di procedere con la premiazione delle squadre, volevamo ringraziare il presidente Scatola e per questo ci pensa l'organizzatore Giuseppe Campisi. Torneo faticoso ma bellissimo perché i veri protagonisti sono stati i bambini dalla prima all'ultima giornata. Altro applauso meritatissimo perché veramente questo è lo spettacolo e loro sono i veri protagonisti e noi ci divertiamo grazie a loro. Però era doveroso ringraziare il presidente Salvo Scatà perché in questo torneo il presidente, forse qualcuno ancora non l'aveva capito, spero e mi auguro che lo capirà stasera, ha messo da parte la sua azienda, la sua attività, il suo lavoro per far giocare i bambini e la nostra richiesta, le nostre richieste, perché sono state più di uno durante questo torneo lungo di 2 mesi, abbiamo spostato partite, orari, il caldo, non solo per il caldo, altre esigenze, abbiamo cercato di accontentare tutti e lo posso dire ad alta voce, abbiamo accontentato tutti. Quindi ho avuto il piacere insieme al comitato di Siracusa della SC di fare un piccolo pensiero, che è il minimo che si possa fare a una persona del genere, perché questo è il calcio, perché mette la passione prima del lavoro. Quindi grazie Presidente per quello che fai per i bambini, ed è il secondo anno che lo fa, il secondo anno. Allora prendiamo questo piccolo premio per il Presidente. E allora facciamo ancora un grande applauso. Allora possiamo procedere con le premiazioni. Allora, in primis premiamo il miglior portiere del torneo, categoria primi calci, che ricordiamo va per differenza e reti nelle fasi iniziali, quindi dei gironi. Premiamo il portiere della Roma, Riccardo Bottaro. Complimenti Riccardo. Premiamo adesso il miglior giocatore del torneo, categoria primi calci, il numero 19 del Verona, Emanuele Cappello. Applauso. Ok, adesso prima di procedere con le dobbiamo premiare la squadra Juventus, la facciamo entrare. Guardate. Ci siamo, facciamo la foto. Andiamo. Grazie Peppino. Andiamo, ragazzi, andiamo a settembre. Andiamo con le medaglie, giusto? Per la premiazione del secondo e primo posto. Quindi guardate. Ci sta il secondo posto.
sembra una vittoria. Ok, allora la squadra seconda classificata del primo torneo Serie A estate 2021 con le medaglie, forza le medaglie e sorrisi. Ci siamo? Le medaglie, dai. Premiamo la Roma, grande applauso. Bravissimi. Quindi questo via 1, 2 e 3, via. Ole, bravi. Grande applauso. Foto. Ci siamo? Ok. E allora? Guarda là. Andiamo a premiare. La squadra vincitrice del primo torneo Serie A estate 2021. Categoria primi calci. Il Verona. Applauso, applauso, applauso! Bravissimi tutti! Allora li accompagniamo ancora con un grande applauso. E ci prepariamo per la seconda finalissima di giornata della categoria Pulcini. Ci troviamo con Marco Vascetta, l'allenatore della Roma. Allora, signor Marco, un bel torneo, è stata anche una bella partita, poi hanno perso i rigori, ma l'importante oggi era divertirsi e si sono divertiti parecchio. Ce l'abbiamo fatta, l'obiettivo era questo, divertirci, ci siamo divertiti, a due mesi che ci divertiamo con questi bambini. È la cosa più bella, i bambini, si sono divertiti, purtroppo qualcuno deve piangere. È toccato a noi, però va bene, felicissimi, grazie a Peppe Cambisi, grazie a Mister Scalà, di tutto, tutto ben riuscito, grazie veramente. Ecco, l'importante appunto è il divertimento, certo ci sono rimasti un po' male i bambini, ma quando ci sono i bambini di mezzo è sempre un divertimento a prescindere. Sì, sì, sicuramente. A me danno gioia pazzesca questi bambini, se devo dire la verità, emozioni che forse che non si siede là non lo può capire. Questa, la verità è proprio questa. In bocca al lupo e magari ci vediamo l'anno prossimo. Crepi, sicuramente. Allora ci troviamo con l'allenatore Minniti Domenico della Sampdoria per questo bellissimo torneo giovanile. Allora l'importante di questo torneo è il divertimento, quindi speriamo che i bambini si divertino. Quella è la cosa principale, quella del torneo, questa è la cosa principale, si devono divertire, sperando che anche non si fanno male. E poi niente, speriamo di dare spettacolo a tutti i genitori che sono messi fuori e fare divertire tutti il pubblico. Ecco, arrivare già in finale è una bella soddisfazione. Grandissima, soprattutto che i nostri bambini, presi all'ultimo momento, non si conoscevano, presi due bambini di qua, due dall'altra. Una bellissima esperienza, sì, una bellissima esperienza. Mister, quando ci sono i bambini di mezzo, a prescindere poi dal risultato, il divertimento è assicurato, scusando la battuta. Sì, quello è sicuro, quello è sicuro. Sono loro che ci fanno divertire a noi grandi, fanno divertire a tutti, e quello è la cosa principale. Mister, in bocca al lupo e buon divertimento e vinca il migliore. Crepi, esatto, crepi, in bocca al lupo a tutti. Ci troviamo col mister Marco Italia dell'Atalanta. Mister, come ha detto il suo collega, primo campionato di Serie A giovanile, l'importante è il divertimento oggi, speriamo di divertirci. Sicuramente, quello là è la cosa che viene messa in primo piano quando giocano dei bambini e poi come finisce, finisce. Le finali ovviamente si giocano per vincerle, però ovviamente se non ci si riesce, pazienza, non è un problema. Ma comunque speriamo di divertirci e soprattutto di continuare, diciamo, l'anno prossimo a partecipare a questo torneo, perché è veramente ben organizzato da Scalà e Cambisi, che diciamo che sono dei professionisti in mezzo ai dilettanti. Possiamo dire una marca, una garanzia, scusando la battuta? Sì, sì, sicuramente. Questo, ripeto, entrambi sono dei professionisti in mezzo ai dilettanti. Mister, in bocca al lupo e vinca il migliore ovviamente. Grazie, grazie, sì, no, sicuramente, vinca il migliore,
e speriamo che siamo noi. Seconda finale di giornata della categoria Pulcini. Allora, per la Sampdoria, con il numero 1, Gabriele Muscarello. Con il numero 11, Paolo Minniti. Con il numero 8, Pietro Imbro. Con il numero 10, Matteo Carnemolla. Con il numero 9, Marco Greco. Con il numero 7, Leonardo Campisi. Con il numero 6, Leonardo Iurianello. Allenatore il signor Mimmo Minniti. La formazione dell'Atalanta, con il numero 1, Angelo Bottaro. Con il numero 9, Simone Italia. Con il numero 11, Walter Buck. Con il numero 4, Boris Becivinni. Con il numero 60, Andrea Amore. Con il numero 47, Alberto Arena. Allenatore il signor Marco Italia. E allora signori, ci mettiamo nuovamente tutti in piedi e cantiamo tutti insieme il nostro inno nazionale. Benissimo.
Del torneo per la categoria Pulcini, lo vince per la Sampdoria Gabriele Muscarello. Foto. Applauso, bravo Gabri. Allora adesso miglior giocatore premia il presidente Scatà. Per l'Atalanta il numero 60, Andrea Amore. Perfetto, ancora un grande applauso, bravo Andrea. Altro che gli inglesi che se la tolgono. Il piede. Grande Gabi! Oggi Gabi mi dice una parola. Ma anche il miglior. Allora. La coppa. Allora. Per la squadra prima e seconda classificata premerà il nostro sponsor Arca di Noè. Salvo Barcio, un grande applauso, grazie. E allora, la squadra seconda classificata, un grande applauso per l'Atalanta. Bravissimi. Applauso. Perfetto, grande applauso ancora per l'Atalanta. Vince il primo torneo Serie A estate 2021 per la categoria Pulcini, la Sampdoria.
Paolo Minniti, allora Paolo, sicuramente sarai contentissimo per la vittoria. Troppo, troppo felice. È stata una bella partita. Sicuramente molto combattuta fino alla fine. Noi ci abbiamo sempre creduto sin dal fischio d'inizio fino ai tre fischi. Ecco, la partita è finita in pareggio, i rigori sono un po' rischiosi, diciamo. Sì, sono tipo come se vinciamo la lotteria, cioè non si sa. Siete stati comunque bravissimi, complimenti, diciamo anche bravo all'Atalanta ovviamente. Certo, è una bella squadra e si meritano pure loro i nostri complimenti. Che voto dai alla tua squadra nel torneo in generale? Il torneo in generale abbiamo fatto pure delle bellissime partite, io do un bel 10 completo. Complimenti, e noi diamo 10 anche a te e alla tua squadra ovviamente. Grazie, grazie. Ciao, complimenti. Ciao. Io sì, voglio parlare. L'altro, aspetta. Ci troviamo con Greco Marco. Allora Marco, oltre i due gol è arrivata la cosa più bella, la vittoria in questo torneo. Sì, ci siamo meritati la partita. Ringrazio la mia squadra che mi ha portato fin qui. È stato un torneo molto combattuto, molto bello. Poi anche il miglior portiere, il nostro Gabriele. Bellissimo torneo. Speriamo che ringrazio anche il presidente Carnemolla e il mister Minniti che in pochissimo tempo hanno formato una squadra di forza e grinta. Ecco, i rigori è sempre difficile, voi avete vinto ai rigori. Sì, abbiamo avuto molta fortuna e anche siamo stati molto bravi. Complimenti e in bocca al lupo. Grazie mille. Ci troviamo con uno degli sponsor importanti, il signor Salvatore Barcio. Allora, per lei il secondo sponsor che dà una mano anche a questo torneo ovviamente. Sì, buonasera a tutti. Sicuramente con piacere agli amici Peppe Campisi e Salvatore Scatà, che per l'ennesima volta, per il secondo anno consecutivo, stanno facendo veramente divertire i ragazzi. Complimenti ancora per tutto, per l'organizzazione, per la premiazione e tutto. Io come sponsor cerco di dare una mano, ripeto, la prima cosa è divertimento puro per i ragazzi. In bocca al lupo per la finale. Signor Barcio, in un periodo così difficile del Covid, della crisi, viene elogiato di più il suo sacrificio, tra virgolette, dello sponsor ovviamente. Sì, ma ripeto, lo faccio con piacere perché veramente sono persone che meritano. Peppe Campisi è un grande uomo e è la stessa cosa il signor Scatà, che mette a disposizione l'impianto. Un in bocca al lupo e sempre complimenti per lo sponsor e per il torneo, per la sua partecipazione ovviamente. Grazie a tutti voi e ripeto, è solo un piacere. Con il numero 6, Carmelo Bisalti. Il numero 7, Andrea Schembri. Con il numero 9, Emanuele Tiralongo. Con il numero 10, Mattia Barcio. Con il numero 19, Federico Liuzzo. Con il numero 22, Francesco Ferrarese. Allenatore il signor Gaetano Pitruzzello. La formazione della Juventus. Con il numero 1, Leonardo Siringo. Con il numero 4, Lorenzo Chester. Con il numero 5, Roberto Russo. Con il numero 6, Gabriele Chester. Con il numero 7, Giuseppe Vasquez. Con il numero 9, Matteo Italia. Con il numero 10, Manuel Cassio. Con il numero 11, Enrico Bascetta. Con il numero 21, Anthony Di Mauro. E con il numero 22, Gabriele Carpinteri. Allenatore il signor Marco Bascetta.
E allora signori, ci alziamo tutti in piedi e per l'ultima volta cantiamo insieme il nostro inno nazionale. In bocca al lupo a tutti! Thank you.
miglior portiere, categoria esordienti, per l'Atalanta Alessandro Di Martino. Grande applauso. Bravo Ale. Il miglior giocatore del torneo, categorie esordienti, premio il nostro sponsor Salvo Barci, un altro grande applauso, grazie. E allora, miglior giocatore del torneo, categorie esordienti, per la Juventus con il numero 9 Matteo Italia. Allora, Nunzio! Siamo? E volevo fare anche un grande applauso al grande Peppe Cantisi per l'organizzazione. Grazie Peppe! Ok, ci siamo. Allora, tutti. La medaglia. Io compio. Ciao, aspetta. Ah, ci sparano dopo di uno. Premio il presidente Scatà. Seconda classificata del primo torneo Serie A estate 2021. L'Atalanta. 1, 2, 3. L'organizzatore Peppe Cambisi, squadra prima classificata, vince il primo torneo Serie A 2021, bravi, bravi, bravi. Ringraziamo anche il presidente Scatà che ci ha ospitato. Allora Matteo Italia, una splendida vittoria, hai fatto anche 3 gol se non erro. È stata una bella gara, vinta 4-3, molto combattuta, sei contentissimo immagino. Sì, perché intanto tifo per il bel calcio, ovviamente l'altra squadra era molto forte, però c'è stata una sola cosa che ci ha fatto vincere. Ho giocato alle scarpe del bomber di mio padre. Quindi ti hanno portato fortuna? No, giocavano loro, erano già impostati, avevano le impostazioni già messe. Quanto sei felice da 1 a 10? 16, perché è più bello 16. Hai fatto 3 bellissimi gol, diciamo uno più bello dell'altro, tu quale scegli dei 3? Il più bello è quello, il prossimo. Prossimo. Ok, complimenti e in bocca al lupo ovviamente. Grazie, grazie. Con Roberto Russo, allora Roberto, una splendida vittoria, vincere poi la finalissima è sempre più bello ed emozionante ovviamente. Sì, sì, è stata un'emozione giocare qui e vincere la finale. Quando stavate 3-3 ci credevi ancora oppure pensavi che magari... Ci credevo, molto ci credevo.
Chi è stato il compagno più bravo, se c'è stato ovviamente? Sono stati tutti bravi secondo me. Complimenti a voi e al mister ovviamente, complimentoni e in bocca al lupo. Grazie. Ci troviamo con Emanuele Tiralongo. Allora Emanuele, è finita un po' male tra virgolette, però è stata una bella partita, sudata, combattuta. Sul 3-3 magari ci credevi? Sì, ci credevo nel 3-3, è stata una bellissima partita, una partita molto equilibrata. Il tuo compagno più bravo, se c'è stato in questa finalissima? Siamo stati tutti bravi. Complimenti, in bocca al lupo e magari vinceremo il prossimo torneo. Grazie. Mattia Barcio, allora Mattia, una splendida finale, peccato poi negli ultimi 5 minuti insomma si è persa la coppa praticamente. Sì, ormai praticamente noi stavamo perdendo 3-0, poi siamo riusciti meno male a recuperare, solo che poi c'è stato un calo di morale e abbiamo perso 4-3. Le finali sono belle quando sono giocate così, a te è piaciuta? Molto, molto, perché è una bella finale combattuta. È brutto giocare con squadre magari che sono un pochino più scarse e invece giocare con squadre più forti è più competitivo. Ecco, come hai detto tu, poteva vincere l'una, poteva vincere l'altra oggi. Sì, sì, è stata molto combattuta. Complimenti e in bocca al lupo. Grazie. Allora ci troviamo col mister Marco Bascetta. Allora mister, una splendida vittoria, vincere poi la finalissima è sempre più bello. Bellissimo, un'emozione grande, dopo soprattutto che io non l'ho persa poco fa, comunque va benissimo, questa l'abbiamo vinta, ce l'abbiamo fatta. Bravissimi tutti i giocatori in gamba, veramente i bambini fortissimi, poi tutti, va benissimo, va. Grazie. Possiamo dire che Italia ha fatto la differenza? Italia ha una marcia in più. È una bella squadra, Italia è la ciliegina sulla torta. Mister, da sportivi, giustamente per il torneo ci tocca, facciamo i complimenti anche agli avversari. Bravissimi gli avversari, poi tanti di loro li conosco, hanno giocato qualche partita pure con me, c'è qualcuno comunque, bravi, bravissimi, era dura, lo sapevamo, alla fine qualcuno deve vincere. Sul 3-3 ci credeva ancora oppure pensava che magari... Sempre, sempre, si ci crede sempre. Almeno io ci credo sempre, anche se sto perdendo. Si dice infatti crederci sempre e mollare mai. Bravissimo, ok. In bocca al lupo e complimenti per la vittoria. Crepi, crepi, grazie.